Torna anche nel 2017 il Memorial Mariani Pavone a Pineto, il torneo giovanile che quest'anno si sposta a fine estate piuttosto che ad apertura della bella stagione e che ricorda due giovani ragazzi pinetesi scomparsi 21 e 22 anni fa. 8 le squadre impegnate, tra cui anche Pescara e Pineto, insieme a Roma, Fiorentina, Malmo, Hajduk Spalato, Ascoli e Cesena. 3 i campi impegnati, quello di Pineto, intitolato appunto ai due giovani ragazzi, quello di Atria e il Fonte dell'Olmo di Roseto. Si parte oggi fino alla finalissima di mercoledì pomeriggio. Complimenti a tutti gli organizzatori, sappiamo che è un torneo che viene dedicato in ricordo e memoria di Pavone, di Mariani, ma soprattutto un torneo che mette insieme squadre, non solo italiane, e che arricchisce, diciamo, il nostro territorio di quei valori fondamentali importanti dello sport: regole, solidarietà, rispetto, altruismo. Noi ne siamo orgogliosi, sia per appunto questi aspetti riguardano i valori dello sport, ma siamo orgogliosi anche per, come dire, il ritorno di immagine, grazie anche queste iniziative importanti. Ne abbiamo visti parecchi, abbiamo visto, vado a memoria, da Orsolini al piccolo Chiesa, che quando l'abbiamo visto noi era molto giovane, diciamo che come costituzione si sarebbe dovuto ancora, sarebbe dovuto crescere ancora un pochino. Abbiamo visto Orsolini, come dicevo, Biancu, che era il regista del Cagliari l'anno scorso, che ha fatto l'esordio in Serie A, ma anche Dell'Icari, che in questi giorni è passato alla Juve. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di dargli battesimo, noi riteniamo di aver dato un piccolo contributo anche alla loro crescita. Noi cerchiamo di fare meglio che possiamo, ovviamente siamo agli inizi, le altre sono partite anche prima di noi, quindi però non ci facciamo né illusioni né partiamo comunque come la Cenerentola. Cerchiamo di fare soprattutto bella figura, questo è sicuro. Poi insomma, i risultati contano pochissimo, soprattutto nei tornei. Contano già poco in campionati giovanili, ancora meno ritengo nei tornei. I giovani sono il futuro, non lo diciamo noi, non lo scopriamo noi, ma è un dato di fatto. Per le società sono una grossa risorsa, logico che ci vuole tutta un'organizzazione e la gente non sa tutto quello che c'è dietro, magari la riuscita di un giovane calciatore. E adesso anche in Italia si sta riscoprendo un po', anche tutte le riforme lo confermano, si sta riscoprendo come formare i tecnici, cosa serve a questi giovani. Insomma, si cammina pari passo a questa evoluzione che c'è della società in generale, anche nel mondo giovanile si sta cercando un po' di alzare la proposta per portare dei ragazzi pronti al professionismo.